Ciao a tutti, io sono Francesca. Lui è Enrico. Ciao. Ce la posso fare, aspetta. Dai, riprendiamo. Ciao a tutti, io sono Francesca. Lui è Enrico. E questo è il racconto del nostro viaggio nel deserto tunisino. Di come con una moto di 30 anni fa e con una moto nuova ci siamo persi senza seguire una traccia. Senza seguire nessuna rotta ben precisa, abbiamo improvvisato tutto, e, per cui non imitateci, non fatelo a casa, comprese le strade, comprese le sistemazioni per la notte, nulla, ma divertitevi. A parcheggiare di merda! A parcheggiare di merda! Che cazzo di strada hai fatto? Io ti aspettavo dall'altra parte. In che senso? In che senso che strada? Che cazzo di Perché strada? sono sceso dall'altra valle? Ma tu perché una birra in mano? È perché devo aspettare. Cioè, che cazzo c'è la birra? Ma è tanto che sei qua, io non bevo birra. Ah, già. Allora, ci sono l'unica cosa elettrica che ho. Cosa? Valvola elettronica. No, scusa la roba. Cioè, dovremmo entrare da là e girare a destra. Ma io? Che cazzo ne so? No, vabbè. Iniziamo bene. Vai, vai, ti filmo. Vai, vai. Cavoli tuoi. Che cazzo va? Ma dove cazzo vai? Ti sei bagnato? Molto bagnato. Non sono impermeabili quelle robe. Assolutamente sì, ma infatti non servono un cazzo. Guarda quanto cazzo stai cucinando! No, vabbè, dai, vieni a farlo. Vai. Ma vai cosa? L'ho fatta con questa merda! Ho capito! Ho le gomme lisce! Ma che cazzo dici? Dai, da lontano. Va bene. Vai! Levati da davanti a me, che se no mi rallenti. Che cazzo ridi, Dio buono, guarda lì. No, vabbè, sto male. Levati! Vattene! Sparisci! Suonato! Ma sei suonato! A cannone! No, no, che cannone, vai tranquilla! Ma vado a cannone io! Cannone cadi! Vai tranquilla, passeggiate! Va bene, basta! Minchia!
Io ti ammazzo, ti giuro. Io ti ammazzo. Ho tutti i documenti là dentro. Ma sei uscito da qua? Cazzo, non vedevo niente. Io sono uscito da qua. Tu sei uscito da qua. Ah, io ci penso vivamente. Ma io non so guidare sta moto. Ho tutta l'acqua negli stivali. Oh mio Dio. Minchia, ha imbarcato acqua sicuro. C'ho l'acqua negli stivali. Non si asciugheranno mai questi stivali. Ma rendi conto che io devo tirare una foto fuori da un quadro e tu sei preoccupata per i tuoi piedi bagnati. Non ho nemmeno i pantaloni impermeabili. Io sono preoccupata per i miei documenti che stanno preso l'acqua e sono fottuta. Oh. Ma per tanto di giri. Partiamo tutti insieme, 3, 2, 1, via. Farinelli, io ti odio. E via. Voleva che ci imbarcassimo. Quella puttana di merda. E quindi abbiamo prenotato, fatto una prenotazione super fake. Ce l'abbiamo fatta adesso. Dove hai imbarcarci? Non ho idea. Non ho la minima idea dove cazzo in Libia. Rotato. In Libia. Questo più cheap e orrendo che potessi. Comunque abbiamo i biglietti. Cazzo. Grazie. Io l'ho trovato così, ma adesso lo riporto nel deserto, un luogo dove da dove partire, perché c'è cioè, un wow, si è perso sul tracchetto. Dice così, ma ce l'ha anche lei il poncio, qua sotto, no. Sotto il suo culo. Si vede. Meraviglioso, vero?
Guardate la concentrazione. Dovrei vedere il parcheggio. Sei soddisfatta? Verso Capes, credo. Lo scopriremo. Ridillo. Cosa? Quello che... Non mi ricordo. Io se non bevo caffè non capisco una mazza, ma niente proprio. Non ci sarà mai un caffè qua. Ah, dicevo che sto partendo dalla fitta Nutella per lanciarmi nella fitta. Hai cacato? Fatto. Mi va, tacce. Mi ha appena detto di stare tardi. Devi stare zitto, sì. Provando io con te. Io sarei una scimmia impazzita. Uguale. Il momento che tutti aspettano. Ho fatto 200 km e avrò fatto fuori un litro d'olio, di sicuro. E la prima tanica di olio è andata. È andata. Un peso in meno. Noi adesso abbiamo dormito qui perché dove stanno facendo surf, però effettivamente questa mappa non è aggiornata. Si vede, non è aggiornata il clima attuale. Non è aggiornata. Dobbiamo scendere, andare a vedere questo anfiteatro, bellissimo. È il gem. Dopodiché passeremo, spero di non prendere questi alberi, questi arriveremo giù e arriveremo a... un tappeto. Gabè al melograno. È un melograno? È un melograno, quindi penso che oggi vedremo tanti melograni. E mangeremo anche tanti melograni. Non lo questo so. Questo è un cookies nel mare? No, questa è una pizza. Poi scenderemo a Matmata, che dovrebbe essere la casa di Luke Skywalker. Ah! Andremo a vedere la casa di Anakin Skywalker. E l'intenzione è arrivare dove questo pastore si incula lo stambecco. Questo abbiamo già finito il rapporto. Qua. Guarda, infatti la faccia soddisfatta sia del cammello. E lui un po' è un po' triste. Perché è già finito, perché alla fine non piace mai a nessuno. No, alla fine no. Andiamo avanti e con pensiamo? I primi danni. Primi danni. Borsa rotta. Cazzo, si è rotta la borsa. Sì. Possiamo vedere strada rossa. Gomma da usare. Gomma da non usare. Gomma finita. Però la gomma buona ce l'ho sotto la tenda. Sì, veramente, guarda. È bello che ti ci ho portato io per prima in queste strade. Poi tu adesso sì, sei. Per una volta sì. Ho deviato sulla sinistra. Per una volta. Sarà l'avere a che fare con te. Sarà quello, evidentemente. Ah no, è proprio rotto. Si vede? Credo di aver spaccato i cuscinetti. Nei mezzo. Comunque io ritornerò in Italia con la moto rotta, non intendo ripararla. Grazie a Acqua Levissima per aver sponsorizzato la D'Alonso. Altissima, mica tanto. Senza plin plin comunque. Non mi interessava.
Parli tu che ruti tutto il tempo. Cioè, tu ruti tutto il tempo. Io non ruto tutto il tempo. Ruti tutto il tempo. Non ruto tutto il tempo. Mi informi di quando caghi, cioè. Ma tu parli. Se io devo cagare, ti dico vado a cagare. Ho capito, e ti sconvolgi perché dico plin plin. Cioè. Fa schifo plin plin. Ah, è il modo di dire. Certo, devi dici, devi, vado a pisciare. Adesso pisciare. Questo cane ci aggredisce e ci ammazza. Sì, è la vero. In tutta la Tunisia tu hai segnato solo un punto. Avevi segnato tutto tu? No, altri tutto punti. Tutto io? Questo è il tuo cellulare. Sì, ma tu avevi segnato i punti. Poi ho detto, vabbè, me li darà. Non ho segnato niente, hai segnato tu? Che cazzo ho segnato? Intendo. Siamo a 3 ore e 10, 200 km. Facciamo che non ci andiamo. Facciamo che non andiamo al gym. Andiamo a Sfax, che è un po' sputato addosso. Scusa se mi sputa chiaro, scusa. Sfax. No, Sfax è una città di me, io non voglio andare in città. Perché ci sei stata? No, ma non voglio andare, cioè, vorrei, siamo tutto il giorno che siamo in città. Sicuro ci rubano tutto. Preferirei andare in un parco nazionale e andarci con la tenda, sì. Vuole andare in tenda? Sotto. Ci faremo 3 ore. Ma io ho la moto rotta. Beh, perfetto, giusto. Ma tu lo sapevi fin dall'inizio che avevi la moto rotta. Ma io sono ancora più rotta. Siamo in Turchia o Tunisia? Siamo in Tunisia. Siamo in Africa. E tu hai, come al solito, hai fatto colpo sulla ragazza di turno. Sì, la cicciola di turno. Hai comunque fatto colpi. Qui stavo guardando il mio scarpe invece. Il mio scarpe è meraviglioso. Comunque, io non ci credo più un cazzo. Questo racconto è completamente... arriva un cane! Vieni, amore! No, ma loro ti danno guarda, del lei. Sta puntando... È una cagna e punta a te, come al solito. È evidente. Cioè, c'è due cagne che puntano questa... Enrico. Pazzesco. È pazzesco. Hai avuto la prova lampante della cosa. Mamma mia. Sei una psicopatica bastarda. Ma dai, mi hai già sconosciuta in sole 4 uscite, è pazzesco. La mia natura è già chiara a te. Pazzesco, pure un po' bipolare. Bene, io vado a inseguire le cagne. Ragazzi, siamo ricchi, abbiamo trovato il petrolio. Guarda che secondo me sul Tartaransal ci sta da qualche parte, perché è tutta ricca di petrolio. Ci sta. Comunque, per la cronaca, ha fatto i suoi bisogni e non ha usato le salviette. È una cosa disgustosa. Anch'io, ma d'altronde io faccio 2 gocce. Sì. Che schifo. Bene, adesso qualcuno ci fucilerà, noi finiremo dentro il petrolio e... Arrivederci. Scusate Civi, come cazzo fate a costruire una merda del genere? L'ho usata per 2 viaggi, Sì. Tu che altro ce l'hai? La capa ha fatto dei telaiette di merda, che mi si sono spezzati, che è sotto manca dalla Civi. E le borsette Civi, queste qui, sono tutte bucate. Bucate! Bucate! Va bene, è deciso, lo lasciamo nel deserto. Lui... E mandiamo la Kiwi a prenderlo. E la Civi. La Kiwi, Civi. La Kiwi o Civi? Che cazzo sto coso? Okay. È uguale. Che non di rapido? Non è
mezzo al nulla con un prosciutto, no, un salame di pollo e pane all'orzo, ci ho detto, vero? Pane preso, all'orzo. Preso in un forno di un paese. Dove siamo? Non lo so. Campeggiando in mezzo al nulla. Ci siamo, guarda questo ragno, guarda questo ragno. È uno scorpione. Se non lo finiamo tutto, arriveranno sicuramente gli sciacalli, i coyote. Sicuro, questa notte arriva. Gli avvoltoi, tutto arriva. Anche i cammelli arriveranno a mangiare questo salame al pollo. Cosa peggiore che arriveranno i ragni. Come si chiama la dipendenza alla maionese? Maiondenza. Maiondenza. All'inizio avevo paura, adesso sono molto tranquilla. È meraviglioso. Ma poi qui fuori c'è un canyon pazzesco, solo che non si vede. Non si vede, perché... E abbiamo un coltellino. Esatto. Ma soprattutto abbiamo un martello. Esatto. Che è ancora meglio del coltello, a serramanico. Super non urlare, che cazzo urli! È perché non ho ancora bevuto. Enrico quindi... sta sempre a urlare ed è sobrio da più di 24 ore, perché 24 ore fa non era per un cazzo sobrio, ragazzi, ricordiamoci. E allora non posso essere sobrio da più di 24 ore? Boh, sì. Vedi, abbiamo il mio cervello si è attivato. Oddio, riesco a fare dei ragionamenti di senso compiuto. È la prima volta, Enrico. Pensavo fossi totalmente scemo, e invece sei anche un po' intelligente. Anche un po'. Male, ho capito. Quel tappo lo vedo bene. Fanculo, Marinelli. Che cazzo ridi? Adesso guarda che io vedo male la tua tenda. Guarda, ma cos'è sto merda? No. Ragazzi, guarda la tua moto quanto è. Quanto è epica. Spagnata. I'll be back on Sunday 33. Felice il tenere. Ha diluviato a bestia tutta la notte. Secondo me stavo nuotando in mezzo al lago, in mezzo al deserto. Okay. Però non è tattico, è perfetto, perché è tipo il castello e poi abbiamo il fossato, no? Quindi quando arriveranno i predoni, noi alzeremo il ponte levatoio. E gli lanceremo i sassi. Comunque la Decathlon ha pensato anche a ricreare un cielo stellato, se potete vedere, ci sono proprio le costellazioni. Ecco, questa è la costellazione del Transalp, vedete? C'è anche la striscia di olio che lascia per terra. È uscito il sole. Cazzo, questa tenda funziona, ragazzi. C'è il sole e noi siamo nelle terre, bravo. Ieri sera Francesca arriva, devo andare a pisciare. Poi, no Enrico, ho paura, c'è una pecora che era questo sasso. C'è una pecora e vedevo che si illuminavano gli occhi. Addirittura. Come quando gli occhi infuocati. Certo. Era incattivito. E pensavo che ci fosse un cane. Anche perché il vedevo cane. Gli occhi, sì, che si illuminavano. C'era una pecora e un cane. Sì. Allora, Francescangela, cosa ci puoi dire di questa roccia lamellata? Questa roccia lamellata. Perfettamente diagonale, sì. Sarà probabilmente un residuo di quando le ere geologiche di mille anni fa l'acqua veniva giù verso la terra e portava un lasciamissimo fine della storia della trasmissione. E dal Transalp è tutto. E dal Transalp è tutto. Wow, ma guarda che colore. Quanti? Madonna, questo Transalp! Vola! Vola! Andiamo a perderci. Andiamo a perderci. Andiamo?
strada? Ma no, prima c'erano le tracce delle auto che passavano. Non è una strada questa, te lo dico. No, non è una strada. È una cosa di merda, però. Tu riesci a? Sì. Ma farla piantare giù? Non la facciamo più sedere? 3. Ok. Aspetta. Ok, pronti? Comment ça va? Minna ولا de l'Italie. Ah, بوهدنا ولا منين انت تحبوا? Nous venons de l'Italie. بوهدنا. Italie, Italia. 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 هنا على طول في المكناسي. بالزونة قابس. سي قابس. يعطيك الصحة. من هنا تنجم تتعدى غير في الفرنسية ولا في الانجليزي شوي شوي. آه اوكي. فهمتني ولا؟ كنا نروح على الزبل. ماشي ولا؟ ها منين تتعدى؟ هاك هو لهنا راك ما تخافوش معناها راهي امان اوكي فهمت ولا لكن تجي مكناس هون مكناس من الزونة قبس اوكي ميرسي قبس تعدى مدنيته طويله وغادي يريق الجو كم من نار جبل تحب تعدى من نار قص فما بيس سي بيس من هنا بيس لكن الموتور هكا كم ايوه هاك هو اروع اروع Ma che cazzo di vai Non lo so, di qua Sei sempre che traffichi con questa moto, cosa stai facendo adesso? Non mi posso permettere delle valigie, quindi devo andare avanti con delle valigie di merda, con delle fascette. Ancorate a fascette rotte. Madonne. Fascette e madonne, no, ho dimenticato anche la mappa. Allora siamo... Una vita di disagio, Enrico Farinelli. Dove siamo? Abbiamo lasciato il tappeto stamattina. E siamo andati verso la Palma. L'albergo sarà dove c'è questa. Saremo vicini alla... arriviamo vicino al culo al della pecora. In realtà non ho la più pari idea di dove io sia, però. Però. E non mi viene più. Devi essere tu a parlare, eh? Io pago e basta. Che bello! Io faccio pubbliche relazioni. Madonna, ma quante cazzo ce ne date? E non ho nemmeno cagato. Cosa assurda, caffè con latte e non ho cagato. Parlo di parlo di qualcosa che ha una forma di cazzo. Hai visto Enrico, pensa sempre al cazzo. Parlo di cacca. Hai visto Enrico, pensa sempre alla cacca. Marroni nera che hai. È merda! Ma se non hai cagato!
appunto. Appunto. Cazzo. Ma ci penso continuamente. E quindi ti colori le mani. Mi sono ficcato le dita nel culo. Ah, ecco. Per sentire la sensazione di qualcosa, cioè, che esce. Ti devi provare qualcosa nel culo. Sempre. Ha appena fatto uno sputo incredibile, tipo puh, e è arrivato qua. Stiamo passeggiando per la Ghibli antica. Ma dove? Guarda là che non passiamo. Sì, che ci passiamo. Che fuori, completamente andato. Potete immaginare, che ne so, arrivano i pullman pieni di turisti, loro fanno visitare questo sito archeologico, dicono qui, boh, qui tipo millenni fa, centinaia di anni fa sorgeva la città imponente, e poi i turisti si girano e dicono, ma aspetta, ma quella lì? Sto bevendo, sono già un po' sbronzo. Abbiamo capito che un grado, allora, un grado avrà, un grado. I locali qui, visto che non possono bere alcol, vero? Se ci sono organizzati, davvero, no? Allora passa questa, è passata questa famiglia numerosissima, 77 sì, bambini. E il signore, che tra l'altro è il presidente di un'associazione, mi stava raccontando. Il presidente dell'associazione dei datteri. Dei datteri, dove lavorano anche degli italiani, a quanto pare, ok? Che ha detto che poi ci ha raccontato che questa villa via Ancienville è abbandonata. È abbandonata. Boh, fatto sta. Non l'avevamo notato da solo, meno male. Meno male che ce l'ha detto lui. Ecco. E poi ci fa, volete assaggiare il succo di dattero, no? Sì. Ce n'è versato un po' in questa vecchia bottiglia. E mi fa con l'occhiolino, attention, è fermenté. Magari, però se tu senti l'odore, sa di fogna l'odore, il sapore invece è buono. Dio, perché mi ha fatto sentire sta roba, madonna? Adesso devo berlo io. Non l'avevo sentito che sapeva veramente di fogna, cazzo. Dai, finisci la fogna. No, ma sta veramente di fogna sta di roba. Fogna. Italia, no, vedi te, qua sono 47 gradi, io sto morendo di caldo. Cioè, fondamentale. Io non. Sta zitta un attimo. Qualsiasi cosa che stavo metti in parlando, bocca è importante, cazzo, un no? Grado e sei già diventato una rottura di coglioni. Ma guarda, un piccione morto, tieni. Un piccione. Ah! Che schifo! Ma non è un piccione! Sembrava il corpo di un piccione! Ma che stupido, idiota, demente, rincoglionito, io e ti ammazzo! Porco! C'è un sasso! C'è un sasso enorme! Ela! Oh, me l'ha spostato! Che meraviglia! Vai! Capisci? È una bomba quella moto!
A che posto? Una stronza della Danone sta ancora dormendo. Non scendiamo così, immaginate quando si chiude del tutto. Quante risate vi fate. Immaginavo i vostri commenti. Enrico, stai spiegando il perché. Enrico, non si fa così. Enrico, da così facile. Fate un video dove lo spiegate, non rompete così. Oh. Sì. Quando tutto deve andare male, andrà male. Stringo, sento un bel clac. Non ne posso più di questa moto. Niente, la gomma è buca. Devo arrivare in paese, che non so dove sia, e cercare un gommista con la gomma a terra. Praticamente faccio prima a chiedere a un cammello. Forse lui mi sta a dire qualcosa. Bonjour, messie. No, è boom. No. Merci. Ok. Santo Dio. Parlare con te e parlare con qualsiasi persona di questo villaggio è la stessa cosa. Che mi ha riparato la gomma e mi ha spaccato un'altra vite di quelle che tiene ferme la gomma, quindi su 4 viti ne ho 2 e vaffanculo. Merda. Non ho posto. No. Che crocchio stupendo. Un'altra vascetta, sì, per Enrico. Sicurezza, perché sono un po' troppo poche, non mi fido. Sì, sono solo 10. Ma sono sicuro che questa la nave reggerà. Ok. La fascette e gocciole, andiamo avanti qua. Ale! Spettacolo. Siamo pronte, eh? Siamo pronti per andare nel deserto. Così.
gli uomini guardano. Come leoni, le leonesse cacciano, il leone sta lì a strastullarsi aspettando che, capito, la moglie porti il cibo a casa. Ma facciamo uguale. Ecco qua. Aspetta, cazzi, aspetta. Cazzi everywhere. Guarda qua, belle palle. Beh, ma ci sta girando. No? Sono negli extra. A parte? Vai! Hai sbagliato direzione! Vai! Continuiamo insieme! Vai! 3, 2, 1! Vai! Due scemi! Oddio. Non vola! Ci si diverte con poco, eh! Però l'asfalto si riempie di sabbia così, in un giorno! Che bello! Madonna, è una stazione stupenda! Quello che provo io. Possiamo anche lasciare la moto lì in mezzo e poi andiamo a piedi. Chi ci ammazza noi? Eppure ci mettiamo lì sopra. Anche? E guardiamo il tramonto da là sopra. Sì, scuola il tramonto. Ma dove ti ho portato, Farinelli? Ma vaffanculo, ho scelta io la dura! Ma dove vai dentro di me? Allora, D'Alonso, tira fuori una cartina. Buongiorno. Dove siamo oggi? Aiutami. Siamo in questo momento, siamo esattamente ai datteri. Ma non ne vedo molti. Abbiamo fatto ben, penso, un 150 km ieri, tutti nella sabbia. Dopo 150 km la mia moto ha iniziato a dire che l'olio aveva finito. 150 km, siamo passati prima da fare fuori un litro ogni 1000, poi un litro ogni 500, adesso siamo un litro d'olio ogni 150 km. Ma quanto fa? È la situazione del mio freno oggi, non so se si vede, è completamente esploso. Io non ho più un freno posteriore e ieri siamo andati in mezzo al Sahara e dovevo frenare solo con l'anteriore a un certo punto e eravamo in curva, mi ero dimenticato di non avere un freno, mi sono schiantato. Ma proprio dritto, perché sono andato nel panico, boom! La moto è rimasta accesa, perché è caduta di lato, ma è rimasta accesa perché era incastrata dentro una duna, quindi non era del tutto scesa. E la D'Alonso è andata avanti. Io non so per quale motivo, mi sono gettato fuori dalla moto, e l'ho presa, l'ho risollevata e sono ripartito, come se niente fosse. E non si è spenta, è assurdo. Come la mia moto si era incastrata nella sabbia, la D'Alonso ha pensato bene di tirarmela fuori dai raggi e mi ha spaccato un raggio. Quella stronza. E anche oggi un litro se l'è fatto. Allora,
Siamo pronti. There's nothing you put in your box. What is not in the book in your box? It's not fair. Sono un marinaio tunisino. La nave non va avanti, ma io la metto in mare lo stesso. Sto aspettando la pioggia. Il vento è perfetto. Venga a bordo, madame! Risalga in nave! Risalgo? Siamo a corto di acqua! Mi dia la mano! Prego! Attenta alle onde! Soffre il mal di mare? Un po' sì! È fonda qui! Assolutamente! Sii attenta agli squali! Oh, merda! Oddio! Lei, marinaio tunisino, sta... distruggendo la bandiera giapponese. È giapponese? Sei serio? Dovrebbe essere giapponese. No. No, no, sei serio? Cos'è questo? È Giappone o è Tunisia? Tunisia? Ma un tunisino che non conosce la sua bandiera. Ma io sono un uomo di mare, un lupo di mare. Io viaggio sempre in queste acque incontrollate. No, civiltà. È davvero profonda. Mi tuffo. Mi tuffo. Scemo. Non credo, dove che sono? Quanto sei scemo? Ma questo? Vai a cagare! Vai in cucina! Allora, vuoi le mele buone o le mele marce? Io prendo questo. Affanculo, dateli per sempre. Yeah! Ai! Beh, mi sono beccato il pagamento. Amico mio! Vuoi un dattero? Ecco! Prendi un dattero! Prendi un dattero! Le prendi? Prendi un dattero! Prendi un dattero! Vieni, andatelo, andatelo. Thank you.
piano! Meraviglioso, io direi là, lì così. 2 secondi, 1, 2. Ragazzi, stiamo guardando un programma di cucina. Senso, questa roba qui. Facciamo che lo lanciamo da qualche parte. Poi ti lancio. Cioè, lei l'ha lanciato a destra e il mango è arrivato a sinistra. Non pensavo sparassi così tante stronzate al secondo. Ma era una roba, una fabbrica costante. Senti, tranquillo, guarda che già prima quando ho visto un'ombra avanzare ho preso un colpo. E l'ombra ero io. E l'ombra eri tu. Tutto bagnato. Madonna. Direi che siamo veramente svegli. Bellissimi. Mamma. Comunque questo. Un tenere tra salto. Ma cos'è questo tasto? Per fare le foto. Quello che ti spiegavo l'altro giorno. Quindi io schiaccio di fare le foto. Sì, 77. Siamo sopravvissuti alla notte. Adesso lo puoi urlare! Che spettacolo!
Che spettacolo! Cambio olio. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Vaffanculo. Non ci credo, dai. Vaffanculo. Perché? Pausa. Senti normale? Che meraviglia così. Guardandomi in faccia e guardando le auto passare. Velvet food blogger. This is heaven. Cosa stiamo mangiando, Harry? Patatina, tonno e persilla. E persilla, cioè persilla. Temolo. Temolo. E poi di Fatima. Cammello e cacca di cammello. E poi c'è il cibo del cammello. È un completo proprio. Questo se lo mangia Enrico. 200 km ed è arrivato il momento di aggiungere un litro d'olio. Non riesco a capire, l'ho appena ritirata dal concessionario. Mi ha detto che era nuova. Me l'aveva garantito. Aspetta, è partita. Ha fatto ben mezzo metro. Si sta muovendo per inerzia. Sono già arrivato a casa. Siamo mezzo. Sì. Ancora più avanti, basta così. Bene? Sì, tanto questa è la mia bancarella. E quella è quello mio fantastico, negozio. Fantastico, grazie ragazzi. Figurati, dai. Quello è il suo negozio. Ovvio, prima cosa da dire. Vicolo chiuso. Mm? Vicolo chiuso. No. Buongiorno. Buongiorno. Abbiamo vestito. Abbiamo. Sì. Come si con Sara? Abbiamo. Merci. Persino nelle case degli altri. Va bene, cambiamo. Ciao, ciao. Noi abbiamo visto, siamo entrati nel vero spirito di Kerouan. Sì. Basta, questo ci basta, siamo felici. Sarei felice. Le moto ci sono,
i bagagli pure. È tutto, ed è stato tutto bellissimo. Final. Drone, gatti e un paese abbandonato nella roccia. Pizza, ultima notte a Tunisi. Freddissima, buonissima. Ora, anche dopo gli ultimi quasi 500 chilometri, la sabbia del deserto tiene botta. Viaggio e non ci siamo mossi da qua. Non ci siamo mossi da qui per vivere un giorno. Io esco in moto. Finalmente levi dal cortile quel catorcio di merda della tua transa. Cerca almeno un po' di fango, che tanto ruggine più, ruggine meno, quella moto sta cadendo a pezzi. Comincio a chiamare l'ambulanza per la tua schiena. Ciao. Scusa, rendiamoci conto. Enrico, come cazzo? Cioè, tu hai visto la roba che ti penzolava? No, avevo questo che girava tra le ruote. Enrico, vuoi ammazzarti? Dillo subito. Perché ci stai, le stai provando tutte per ammazzarti. Ti è proprio in mezzo ai raggi, era. Enrico, si è scoperto. Come cazzo ti permetti? Che è una prima donna. The world is not in your book and your maps. It's out there. Francesca, the world is not in your bag and your maps. It's out there.